Il ministro dell'interno Piantedosi a Cantù ha inaugurato un edificio confiscato alla 'Ndrangheta, oggi di proprietà del comune. Da quell'immagine concreta di fare dei patrimoni mafiosi una opportunità, un qualche cosa che è utile alla società, quindi c'ha un valore di restituzione, ecco, alla società. Una palazzina sequestrata nel 96 nell'ambito dell'operazione Fiori della Notte di San Vito, che fece da apripista una serie di indagini sul radicamento della mafia calabrese nel Comasco. Ora diventerà la nuova sede dell'azienda consortile che offre servizi sociosanitari. Piantedosi a Como in mattinata ha partecipato al Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, annunciando un potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine. L'attenzione del Viminale su Como, ha detto, è massima. Città di frontiera, cartolina d'Italia, al centro di flussi turistici e migratori, dove la ricchezza circola e talvolta offre occasioni di guadagno illecito o sfruttamento, come dimostrano i casi recenti di caporalato. È uno dei settori che appunto merita di essere attenzionato, questo dello sfruttamento del lavoro, insomma dell'impiego regolare nel lavoro in una provincia ricca che di lavoro ne offre. Con l'occasione è stato anche firmato un protocollo tra le prefetture di Como e di Varese per il contrasto dello spaccio nei boschi.